5 motivi per cui non dovresti allenare la forza a corpo libero. Primo punto, l'allenamento della forza a corpo libero è body expression, è totale libertà di movimento. Ci sono altri sistemi di allenamento per la forza con i bilancieri molto affascinanti che hanno un grande appeal con le persone, soprattutto con i più giovani, però da quel punto di vista è come stare un pochino più sulla ruota del criceto, no? Su dei binari guidato, mentre se ti inoltri nel mondo dell'allenamento corpo libero, del calisthenics, e lo fai in maniera intelligente, questa è proprio libertà di espressione attraverso la forza dei gesti a corpo libero totale. Secondo punto, attraverso proprio l'espressione di movimento, dove c'è anche magari allo stesso tempo l'allenamento della mobilità, è un fattore che ti mantiene longevo, performante, in forma a lungo nel tempo. E quando uno non è più giovanissimo, comincia ad andare dai 40 in su, questa è una cosa veramente da tenere in forte considerazione. Veramente l'allenamento della forza e della mobilità insieme sono un po' gli elisir di lunga vita. Terzo punto, l'allenamento della forza a corpo libero prevede un sistema di allenamento globale, armonico ed equilibrato. Non è che si allenano le figure singole e basta, dietro poi ci sono tutti gli esercizi di base dove si fa potenziamento, condizionamento, e quindi tutto questo sistema è uno strumento utile per metterti in forma, per farti il fisico, soprattutto per migliorare la muscolatura da un punto di vista specialmente qualitativo piuttosto che quantitativo. Quarto punto è che l'allenamento della forza in generale, e ancora di più della forza a corpo libero, rappresenta uno strumento davvero flessibile da associare anche ad altri sport, dove magari ti dà anche un vantaggio nelle tue attività di riferimento, che possono essere di altra natura. Quinto punto, ed è veramente interessantissimo quest'ultimo punto, che l'allenamento della forza è puro biohacking. Si parla tanto ultimamente del biohacking, di portare avanti tutta una serie di pratiche shock quotidiane per aumentare i tuoi livelli di energia, per aumentare anche le capacità cognitive, diventare più produttivo, creativo, brillante in generale. Prova ad allenare la forza a corpo libero, vedrai le soddisfazioni, ma poi vedrai anche la carica di energia che ti dà, e quindi questo a cascata va a colpire tutta una serie di aspetti della vita quotidiana, dall'essere anche più creativo, avere capacità cognitive aumentate. Provare per credere, piuttosto che lanciarsi in queste pratiche che, insomma, a mio parere lasciano un po' il tempo che trovano: farsi la doccia fredda tutte le mattine, esporsi alla luce viola, mettersi un dito in culo e così via dicendo. Perciò, se tutti questi motivi, questi 5 motivi, ti fanno schifo, non ti piacciono, ecco, questa è la ragione buona per non fare allenamento, non portare avanti allenamento della forza a corpo libero. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!